Buonasera a tutti. Buonasera. Mi chiamo Angelo Cavallo, ho studiato, come dire, il mio percorso, diciamo, normale, nel senso universitario, accademico più che altro, è stato fatto, diciamo, all'Accademia di Belle Arti di Bari. Però, diciamo, l'argomento del quale vi parlerò stasera naturalmente ha a che fare sì con l'arte, ma non solo. Ci saranno, come dire, molti aspetti che apparentemente possano sembrare in qualche modo distanti, in realtà sono assolutamente, come dire, contigui. E naturalmente oggi parlerò di simbologia, tradizione e arte, simbologia. In molti forse non sanno del significato di simbologia e tradizione, o perlomeno ne sono all'oscuro, perché il significato ha a che fare molto spesso con un linguaggio trasposto, c'è un Vangelo gnostico di San Filippo, Vangelo di Filippo, Vangelo gnostico, il quale recita che la verità giunge a noi attraverso simboli ed immagini. Perché, volendolo un pochettino spiegare, perché il linguaggio delle immagini, e quindi qui calzando il discorso dell'arte, è un linguaggio del silenzio in realtà, perché molto spesso le cose non possono essere verbalizzate, molto spesso la parola risulta essere volgare, e quindi le immagini spiegano ciò che non si può dire e si lascia naturalmente nel profondo della coscienza della persona e con il proprio bagaglio l'esperienza di un viaggio attraverso questa immagine. Naturalmente nel discorso della tradizione, che ha a che fare esclusivamente, aggiungo l'avverbio, del sacro, che molti confondono il termine di tradizione con i tradizionalismi di varia natura, tipo fare la pasta fatta in casa, non ha nulla a che vedere, o comunque viene preso in prestito il termine e viene utilizzato nel gergo comune. Tuttavia, invece, il significato è ben altro e ha a che vedere con, diciamo, un discorso atavico, primordiale, con le origini. Ha a che fare anche il mondo della simbologia, della tradizione, alla metafisica, dove l'etimo suo, l'origine del termine, è appunto andare oltre il mondo fisico, e quindi porta anche al significato del discorso di trascendenza, andare oltre, anche qui l'etimo, innalzandosi, questo è il significato di trascendenza. E arte, perché vedremo che comunque nel corso, ora il discorso un po' che faccio è super storico. Stasera diciamo vi offrirò, vi donerò, diciamo, una prospettiva differente che non è come dire sequenziata nel mondo, come dire, dello storicismo classico, nel senso dire che come un moto rettilineo con la marcia solo in avanti, ma potrei fare parallelismi e andare da una slide all'altra benissimo senza tener conto del periodo storico, perché la simbologia e la tradizione ha come riferimento l'eterno, e l'eterno ovviamente ha qualcosa che non ha a che vedere con il dualismo, per dirla così, del divenire, diciamolo, spendendolo in termini filosofici. Ho messo questa bella immagine
potrebbe scegliere tanti altri, io non ho delle preferenze. Ho scelto Ancient of Days, dovrebbe pronunciarsi così in inglese, è un'opera di William Blake. Perché? Non vorrei circostanziare il discorso adesso al periodo storico, tuttavia a un certo punto alcuni messaggi e alcuni linguaggi si sono sempre più nascosti. Un periodo del Settecento, seconda metà del Settecento, era un periodo nel quale c'era l'esaltazione dell'uomo e forse un nuovo umanesimo, se vogliamo dire, o umanismo, come lo chiamo io in senso provocatorio, e quindi il periodo dei lumi, della razionalità. Lui, William Blake, conosciuto come più che altro come poeta, ma era un grande pittore e incisore, aggiungo, era in forte polemica da una parte con la Chiesa e dall'altra con gli illuministi, perché naturalmente il mondo della razionalità e dei lumi metteva un po' da parte quello che era il messaggio trascendente, spirituale. Lui invece non lo esaltava. E in questo squarcio si vede un Dio che viene fuori da questo squarcio e guardate un attimo, il compasso e il titolo, l'antico dei giorni, il titolo di questo è emblematico, è il simbolo del compasso, per chi ha un po' di rudimenti, è il simbolo ovviamente non solo della massoneria ma simboli di esoterismo, più che esoterismo ermetismo e alchimia. Il simbolo del compasso è che riesce appunto a fare un cerchio, il cerchio è la perfezione. Andiamo avanti, anzi cominciamo. Funziona. Ah, ecco. Dunque, abbiamo introdotto, diciamo, un discorso del significato della simbologia e della tradizione. Stasera naturalmente parlerò di alcuni simboli e poi li calerò nel mondo, anche nel mondo dell'arte, come vari autori e in varie epoche sono riusciti a rappresentarli con alcuni dei significati che potremmo riuscire a dare. Simbolo della caverna, noto dal settimo libro della Repubblica Platone. Naturalmente lui fa una descrizione con un'allegoria molto bella, molto interessante, nel quale descrive gli uomini, come dire, incatenati, che di spalle alla luce che proviene dal fondo del tunnel della caverna, sia al collo che al piede, sin da quando sono giovani, impossibilitati a girarsi e osservare, ma loro sono obbligati ad osservare le loro ombre. Naturalmente nel dialogo emerge, per non insomma, dire, recitarlo in maniera pedissequa, diciamo, il passo del... lui dice che praticamente gli uomini sono impossibilitati, nella stragrande maggioranza dei casi, a guardare, diciamo, alcune realtà, e anche se gli si ponesse e gli si liberasse sarebbe troppo per alcuni di loro, a tal punto che sarebbero accecati. Vediamo un attimo come viene rappresentata. Ecco, nel mondo altri significati anche della... Ho dimenticato un particolare, nella simbologia c'è anche un significato ambivalente, tra virgolette, perché c'è un significato più esteriore, che viene detto esoterico, e un significato più interiore, e viene definito esoterico. Naturalmente, come dire, allora, faccio un passo indietro, un una nuova nascita,
proprio nel sotterraneo, e in fondo al tunnel la luce. Altre rappresentazioni scorrendo nel 1600, questa è un'incisione, ancora un'altra, i tre filosofi di Giorgione. Guardate questo giovane, in particolare, osserva la caverna. Qui, diciamo, in generale è conosciuta come opera, come dire, le tre età e per la saggezza. Tant'è vero che poi altri particolari, qui ancora altri simboli, la squadra, ancora il compasso. La conoscenza, l'astrologia, che cos'era anche in passato. E qui veniamo a, come dire, a un'opera un po' decisamente più recente. Allora, quest'opera è stata realizzata da Marcel Duchamp e la traduzione ovviamente del titolo in francese è Dati, la cascata, l'illuminazione a gas. Ora, qui dalle immagini non è particolarmente, diciamo, per chi conosce l'opera sa più o meno, ma essa è composta, è un'installazione dove diversi linguaggi convogliano in un unico messaggio. Ciò che ha sempre, come dire, direi fissazione, non lo so, comunque l'intento di Duchamp era l'opera totale. E qui vi racconto un po' di quest'opera. È un'installazione che consiste in un'illusione, diciamo, di una porta che apre attraverso delle fessure all'interno di una camera che lui ha allestito con diciamo una donna fatta un intaglio sul cartone, poi una parte di pittura che è questo, il paesaggio, e anche se non si evince da questa immagine, e poi anche la musica. È evidente nella rappresentazione il mondo materiale rappresentato dall'elemento femminile e questa luce qui del fuoco, di cui parla anche Patrone come luce di sapienza. Ora, di Duchamp naturalmente lui si è sempre straniato da quelle che fossero comunque le interpretazioni, le sue domande. Naturalmente io, come dire, sto dando l'interpretazione mia, ma comunque vi prego di tenere sempre presente nell'osservazione delle immagini e farle le vostre, nel senso che comunque ognuno deve leggere con il proprio bagaglio, e che comunque tutte, anche quelle più come dire, impensabili, possono essere, come dire, un'interpretazione valida. Lo stesso Duchamp lo menzionava, tutto ciò, anche non cosciente, lo stesso autore, quindi ci possono essere dentro anche altre chiavi di lettura. Naturalmente il simbolo della caverna apre a un altro simbolo correlato al simbolo del labirinto. È un simbolo anche questo molto antico e anche nel labirinto, il passaggio, diciamo, alla caverna è un percorso. Viene detto molto spesso che è un percorso che seleziona ed è per pochi. Naturalmente questo vale per tutti, perché, come dire, in tanti siamo posti dinanzi a delle vie da percorrere. Naturalmente ora alcune vie però
sono a fondo cieco, altre, secondo la tradizione, al centro. Che cos'è questo centro? È un centro spirituale, naturalmente, di rinascita. E qui simboleggiato con il fiore, perché dovete sapere che i fiori, dal punto di vista simbolico della tradizione, sia orientale che occidentale, hanno un significato di rinascita, come anche altre, diciamo il vitigno, per dire, oppure anche gli stessi frutti. Però ora soffermiamoci sui fiori, per esempio il loto, che è molto correlato e simile alla nostra rosa, la rosa mistica della nostra tradizione occidentale. Vediamo come è rappresentata. Guardate questo, credo. Il Minotauro, che è la rappresentazione mitologica della forza oscura e della materia, è il labirinto, qui rappresentato con, diciamo, opere di giardinaggio ornamentale. Ancora, qui è ancora il Minotauro, la caverna e il labirinto, ancora, qui è un'opera rupestre presa ai giardini di Comarzo, bellissimo, voluta dal conte Orsini, scultore ignoto, un posto veramente suggestivo, sublime. Dove è qua? Bomarzo, i giardini di Bomarzo, del conte Orsini, il parco dei mostri conosciuto, non c'è solo questo, ci sono tante figure mitologiche, strane. Ora, giusto per calare ancora nella contemporaneità, vorrei farvi vedere, diciamo, una scena che ho tratto dal film Matrix. Senti solo che c'è. Per tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma avverti. È un chiodo fisso nel cervello, da diventarci matto. È questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa sto parlando? Di Matrix. Ti interessa sapere di che si tratta, che cos'è? Matrix è ovunque, è intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. Quale verità? Che tu sei uno schiavo, io. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è. Ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e chiederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la terra del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la vita. In questa scena
tratta da film Matrix che avete riconosciuto, non so quanti di voi hanno visto, ma vorrei, al netto di molte cose, come dire, abbastanza amplificate dall'immaginario stesso, dalla fantasia stessa del film, però ci sono degli spunti molto interessanti. La prigione di che cosa? La nostra prigione. Veniamo al mondo, il solletico è il mito della caduta. La caduta in che cosa? Questo mondo, fatti di vincoli. E la risalita, e torno a quello che dicevo prima, a qualcosa che elevi noi stessi da ciò che siamo. Naturalmente questo apre a un discorso abbastanza complesso che riguarda ciò che è un uomo, no? Un uomo sommariamente composto da tre componenti. Quali? Il corpo, la psiche e lo spirito. Suddiviso anche nel mondo gnostico, si dice, ma non solo, ilici, pneumatici e psichici. Ognuno di noi, naturalmente, quando viene al mondo, è come se fosse, come dire, lo spendo con un'allegoria, di sovrastrutture o di petali. Prima di giungere al nucleo bisogna, come dire, ancora un'altra allegoria, questa abbastanza nota, spogliare la sposa. La sposa è l'anima. Giungere, fare un percorso arbitroso, un percorso abbastanza complesso, che richiede, come dire, volontà, ma non basta solo la volontà, richiede anche una sorta di... poi al di là di tutto il percorso poi si potrebbe differenziare da persona a persona. E quindi è la prigione a cui si riferisce, è questo. Poi la scelta e la dualità, il mondo per come lo conosciamo, le ombre di cui parla Platone, è qualcosa che dietro la corporalità soggiace, né la sua, come dire, il suo sostrato. Ancora. Ecco, vedete come riusciamo a passare da un film alla cattedrale di Chartres. Guardate che labirinto. E qui apre anche un altro discorso nel Medioevo, nel periodo anche svevo, gotico, come questa cattedrale, che ha il significato anche delle costruzioni come, diciamo, momento di iniziazione. Noi dobbiamo pensare che le costruzioni medievali, ma non solo, appartenenti a tradizioni e civiltà altre, antiche, non sono come il nostro, diciamo, la nostra concezione di costruire. Il nostro è un metodo, definiamolo così, utilitarista. Il loro no, assolutamente, è agli antipodi. Per cui la scelta della pietra, l'intaglio della pietra, la posizione, il luogo scelto e i suoi simboli, simbologia anche del costruire. Quindi c'è anche un percorso iniziatico della costruzione degli edifici, il loro orientamento e il loro significato anche astrale. Quindi, ovviamente, l'emblema posto qui nella parte absidale, non a caso. Ancora. Guardate questa. Questa è una chicca. In un posto quasi poco sperduto tra le montagne dei Monti Ernici, in un chiostro di una certosa di Trisù.
sempre nei paraggi di Roma, però qua in provincia di Frosinone, vicino ad Alatri. Ero andato per conoscere un pittore, anche qui di nicchia, anche lui che si rifà a simboli molto antichi, che è Filippo Palmi, e scopro un labirinto. E ancora Filippo, la labirinto... Chiedo scusa, Filippo? Filippo Palmi. Balbi. È noto lui per la testa anatomica, una testa formata da tanti corpi, diciamo, rappresentati, ogni corpo ha, come dire, come? Sì, la testa è composta, è rappresentata da tanti corpi messi insieme ad arte, naturalmente, ed è praticamente, se non ricordo male, al Louvre, quindi è abbastanza, sì, è nuovo. Quest'opera è nuova. Altro un po' meno è che la cercavo qui proprio, in questa certosa. C'era il simbolo del Satorchi, del quale naturalmente stasera non potrò parlare perché è un po' troppo lungo, ma naturalmente mi sono imbattuto in questo labirinto che era nel chiostro. E ancora, qui ad Alatri, sorpresa, avevano scoperto da poco, abbattendo un muro, in un credo il locale, chiostro. No, il chiostro. Perché sanno che era il chiostro. Il chiostro di questa chiesa di San Francesco di Alato, che è una chiesa medievale, e all'interno di questo labirinto una sola via che porta al centro, anziché il fiume, una simbologia cristiana questa volta, periodo bizantino, c'è un Cristo. Tra l'altro qui si nota molto poco, uno trio, tre, il volto del Cristo è tre, anche questo è un numero simbolico, però questo non lo si nota molto, però io che l'ho visto davvero è veramente un'opera incredibile, scoperta da poco, e in questo posto straordinario che è Alatri, conosciuto come la città delle mura ciclopiche, molto antiche, qualcuno sostiene di epoca preellenica, altri secondo me più, diciamo, da parlare maggiormente, diciamo mura, buonasera, dell'antico impero romano. Scusi, cos'è il volto? Dio, lo Spirito e Gesù Cristo in un'unica persona. Dio è Trino. Sì, no, esatto. Pensavo fosse disegnato sul volto. Sì, non si vede. Però qui, è disegnato. Qui è disegnato. C'è, è rappresentato, sì. Il lato. Però non così è piatto. Ah. Devi mettere. Guarda, si vede che è abbastanza slargato, però ti devi avvicinare un po' maggiormente per vedere alcune sagome. Questo dov'è? Sul pavimento o sulla parete? La parete. Trovato per caso, stavano facendo dei lavori e io ero arrivato da una settimana, ho avuto molta fortuna e l'ho visto. Ora ci stanno facendo convegni, robe, insomma, hanno trovato anche altri affreschi oltre a questo e labirinto. Ora, ho parlato di spirito, psiche, psiche e corpo. Guardate come William Blake rappresenta un Red Dragon, una figura demiurgica, perché è così come possiamo definirla, il corpo di una fanciulla che rappresenta l'anima. Allora, si sostiene su ancora che l'anima sia come un libro. A proposito di labirinto, vi ho parlato di Duchamp, il grande vetro, la sposa messa nuda delle due scatole. Ora, anche qui su Duchamp è, come dire, è un personaggio, un artista
abbastanza complesso. E in quest'opera ci sono state date diverse chiavi di lettura, moltissime. Ora qui a me non interessa sviscerare l'opera, anche perché andrebbe via molto molto tempo. Però diciamo che si rifà un po' a quello che è naturalmente il mondo della tradizione, con, come dire, le pale di altare, la parte piatta e la parte trascendente, e direi anche ontologica, e la parte sottostante, materiale, rappresentata da che cosa? Dal piacere, rappresentata dalla macchina che lui stesso dice, una macchina in disuso del cioccolato, questa qui. E perché labirinto? Perché a mio parere ogni, mio parere non so, credo che abbastanza potrebbe essere condivisibile se ci pensate un attimo, ogni opera d'arte, proprio in virtù di quello di cui sopra, di cui parlavo all'inizio, è un labirinto. E spiegare un'opera in maniera dettagliata, un lavoro pittorico, oppure piuttosto che so, una poesia, è un esercizio, secondo me, che non si confà questi due linguaggi e soprattutto sminuisce la portata. Si possono dare degli input, come sto facendo io questa sera, cioè vi porto con i miei infimi strumenti, va bene, dinanzi a una porta. Poi questa porta apre altre porte, molteplici porte, tutte valide. Naturalmente ora non vorrei calare il discorso, come dire, nel soggettivismo o nelle generalizzazioni che non vanno mai bene. È chiaro che non è che tutto va bene, però è chiaro che ci potrebbero essere elementi validi in un'opera d'arte. Per cui dare una spiegazione, come dire, o come dire, accademica, didattica, è assolutamente, come dire, precisa nei dettagli, a parte che è un esercizio secondo me faticoso, ma a mio avviso, che ho detto prima, sminuisce, perché a mio avviso, togliendo il mistero da un'opera, in cui l'etimologia stessa della parola significa silenzio, e si toglie al fruitore la possibilità di sognare e di viaggiare. A quel punto l'operazione e il senso dell'opera non ha più valore intrinseco. Potremmo fare a meno di quest'opera. Molto bello, voglio raccontarvi un aneddoto di una persona che non aveva molti strumenti, perché secondo me la grandiosità di un'opera è nella la sua portata ecumenica, universale, cioè ognuno di noi può prendersi un pezzettino di un'opera e farla propria, ognuno con i propri occhi, col proprio bagaglio, con la propria anima, col proprio spirito, ognuno il proprio viaggio, ognuno col proprio biglietto, direbbe Gaber. Io lo cito questa volta. Qui c'è tutta una spiegazione di tutti, è un'installazione naturalmente, sono il meccanismo e quant'altro, il vetro, ma anche il vetro, lo specchio, questo si rifà molto a un gioco di specchi delle realtà. Ora vorrei parlarvi anche della battaglia, della guerra, un po' perché in un'epoca di finta pace o di pacifismo, come dire, militante o ideologico, io invece vi parlo di guerra, perché sono un provocatore, perché mi piace provocare. E vi parlo di guerra per il semplice fatto che c'è un aspetto del mondo, del dualismo, che sono i conflitti di due elementi, sostanzialmente, che poi vedremo nel simbolo del tavolo, che si
come dire, si contrastano, ma alla fine sono parte di un uno. E guardate la battaglia, perché io mi sono sempre chiesto, prima di approfondire il tema delle battaglie, perché i pittori rappresentano le battaglie, al di là della committenza. E la ragione è una ragione anche metafisica, rappresentata da Leonardo. Naturalmente qui è un cartone introvabile, questo qui, Palazzo Vecchio, Firenze. Michelangelo, Battaglia di Cascia. Ma guardate un po', questa è un'opera che io ho visto dal vivo. È un'opera che avevano portato a Como per una mostra su Picasso, bellissima, commissionata per la festa della Repubblica Francese. Ecco, la deposizione del Minotauro in costume da Arlecchino. Guardate questa figura. Peccato, non ho messo anche un altro, ora mi guarda. Che apre a un'altra simbologia, quella delle cavalleria. Voi direte perché medievale. Il cavaliere e il cavallo, figura spirituale. E il Minotauro, ucciso. Questa è un'opera molto grande, di 13 per 8 metri, guardate. In acrilico, stupendo. Io l'ho vista, ci hanno messo un palchetto per poterla ammirare da lontano. Straordinario. Guardate, vedete le varie epoche, come è rappresentato. Picasso è conosciuto per il cubismo, ma non molti sanno del Picasso assolutamente tradizionale, che prende da fonti della tradizione. E qui è abbastanza evidente. Il rapace, il cavaliere e l'angelo, il minotauro, ancora. Mi ha parlato di dualità, di divenire. Voi direte, e che c'entrano gli scacchi? No, c'entrano e come? Guardate la scacchiera. È il gioco che si fa sugli scacchi. Il re, la regina, i fanti. È il gioco dell'esistenza, ma ispirata, perché poi alla fine il re è, vedremo che cosa è poi nel simbolo, passando da una tradizione a un'altra, altra chiave di lettura della simbologia e della tradizione, che, come dire, si relazionano tra di loro i simboli, c'è unità di intenti, non c'è assolutamente divisione. Da non confondere con sincretismo, che è, come dire, nella sua definizione è una cosa un po' posticcia, cioè prendere in maniera, come dire, ignorante, qui il termine ben speso, cioè raffazzonata, un po' di qua, un po' di là e mettere insieme, come la New Age. Chi conosce la musica New Age, abbastanza attuale, più o meno attuale, ecco, quella è una forma di sincretismo, cosa diversa dalla simbologia, che è una sintesi. Quindi approfondimento di elementi che noi possiamo trovare nel mondo orientale, medio orientale e occidentale. Torno di nuovo agli scacchi, grande, come dire, appassionato era Marcel Duchamp, tant'è vero che a un certo punto abbandona la pittura per dedicarsi interamente, completamente al gioco degli scacchi. Ecco il simbolo del tavolo, osservate. Due gocce in perfetto equilibrio, una palla nera nella goccia bianca e poi nel nero un'altra palla bianca. Il conflitto, naturalmente ci sono anche nelle altre tradizioni, scorriamo il sigillo di Salomone, e questo io l'ho trovato anche in costruzioni longobarde, incredibile. Lo svastica, la croce indù, da non confondere ovviamente con altre, non c'entra niente, chissà, sa che lo svastica e non la svastica, ha un significato più o meno come la nostra croce, cristiana, non solo cristiana, solo che queste
diciamo, segmenti che ruotano hanno a che fare anche con altri simboli e poi formano il cerchio e quindi la ciclicità. Ancora. Il Tao nei Veda, Purusha e Pakriti, elemento femminile, Pakriti, Purusha, elemento maschile. La nostra croce, questo è un mosaico bellissimo a Ravenna. Chi è stato a Ravenna? A Santa Apollinare in classe. Straordinario. Questo è un particolare, ma è tutto l'abside è tutto un mosaico. Ovviamente qui al centro di questa croce c'è Cristo, è tipico della nostra tradizione. C'è anche altre forme simboliche, le pecore qui e il pastore. Anche questa è una, diciamo, una chiave simbolica nella lettura. I due opposti che si risolvono, vedete che significato ha anche la croce, non solo nel mondo cristiano, ma anche nella metafisica. L'orizzontale è la materia, è il mondo fisico, verticale, spirituale. In un solo punto diventa uno, in Cristo. O nel centro primordiale, il centro spirituale. Quindi capirete bene che anche la costruzione di una fortificazione è anche visto come centro spirituale, ed è per questo che io vi dicevo che nella fortificazione, nella costruzione era tutto simbolico. Un altro simbolo, questa è un'opera rappresentata da Androgene. Avete sentito parlare dell'androgeno o rebis nell'alchimia, nell'ermetismo? I due elementi fusi insieme, unità dalla dualità, dal due uno. Un altro simbolo. Qui naturalmente si apre, come dire, ad ogni simbolo, naturalmente, come ho detto prima, apre molte porte, sono collegate tra loro molto spesso i simboli. Naturalmente noi ne prendiamo per quello che è opportuno stasera approfondire. Il simbolo di Jiang. Che significa? Il simbolo di Jiang, uno tra i tanti significati, è potere regale, anzi autorità spirituale, potere regale insieme, ma sempre gli opposti che diventano uno. E ora chiariamolo, perché la Gioconda? Dice tanto, facile, lo osservate va bene la Gioconda, o guardate il suo volto, ha qualcosa di androgeno. E ve lo dimostro, perché se faccio un paragone naturalmente di Leonardo da Vinci con un'altra sua opera, sempre di Leonardo, meno nota della Gioconda, ma altresì era altrettanto importante, scusate, guardate il volto ancora una volta, sembra simile, guardate quell'espressione. A parte i riferimenti ovviamente alla committenza, al cristianesimo, preso dalla liturgia, tutto quanto, abbastanza noto ed è per questo esoterico di cui parlavo prima. Però guardate, ancora, ah ecco, contemporaneità. Non so se conoscete questo pittore, non ho messo il suo nome, però solletico quello strano, non so se lo conoscete, Magritte, è famosissimo. Ma l'impero delle luci, che è anche quest'opera che ho visto, osservatela bene, conosciuto come surrealista, a me non piacciono le categorie, ve lo dico subito, ghettizzano, uso questo termine, non mi piace neanche questo termine, ma va a compartimenti, ecco, diciamo. Non mi piace andare a compartimenti nell'arte.
tutto è uno, ovviamente ognuno con la sua contemporaneità, ma come vedete io sto passando nelle epoche, ci stiamo facendo un bel viaggio tutti insieme, da un'epoca a un'altra, via. Guardate questo paesaggio, osservatelo bene, luce diurna, notturno, stranissimo, non so se ci avete fatto caso, guardate la parte di sotto, guardate la parte di sotto, ancora. Diciamo dissacrante, prende e fa una foto, diciamo una riproduzione fotografica dell'opera di Leonardo, e lui con la matita ci disegna che cosa? La chiave di lettura, secondo lui l'androgeno, a parte poi diciamo l'acronimo è tradotto in francese, si deduce da soli. Ancora. È lui. Ancora lo sciame. Simbolo. Vi avevo detto prima del simbolo, del simbolo di Jiang. Nella tradizione estremo orientale, nel taoismo, il Wang, che è un ideogramma, in una relazione qui tenutasi per insomma, parlare di esperienza di alcuni ragazzi cinesi qui da noi in Bari, è emerso diciamo un breve istante con alcuni aneddoti. La loro cultura è sugli ideogrammi cinesi. Ideogrammi. Qualcuno dice, ah no, ma la cultura, bisogna diffondere la cultura. Beh, dovete sapere che in passato, nell'antichità, era attraverso l'orazione, attraverso o parabole o miti, ma non era mai diretta e soprattutto era fatta per, diciamo, pochi, tra virgolette. Non era, come dire, data a tutti così a buon mercato. Diciamo, quelli che ne avevano voglia e capacità per poter accedere. Naturalmente, io uso qui la recita evangelica, recito, diciamo, il passo evangelico che in tanti saranno invitati, pochi gli eretti. Il simbolo del Wang, a parte diciamo di terra, è rappresentata da questo segmento orizzontale, il cielo, e nel mezzo l'uomo. Che cos'è questo uomo qui al centro, detto anche re, l'intermediario tra cielo e terra? Ancora una volta il centro spirituale, due elementi che si fondono in un unico elemento, se vogliamo è anche una croce. L'uomo universale è il raggiungimento, l'uomo vittoriano, ripreso anche da Leonardo nei suoi scritti, l'illuminazione, tonsura. Chissà nella tradizione anche del monachesimo, dell'esoterismo, sono proprio questi simboli. La stella è anche un antico segno di illuminazione, anche nel mondo massonico. Ovviamente la tonsura è permettere alla parte più esposta della testa di essere in collegamento, ovviamente è simbolico, con il cielo. Ecco il perché della tonsura. Guardate, ancora lui, Magritte.
è questo simbolo qui, la pietra filosofale. E vengo all'amico Riccardo, la pietra, che come dire, è correlato moltissimo con il simbolo della caverna, anche dal punto di vista etimologico, lapis, in latino. Allora, ancora. Vabbè, questo è molteplicità nell'essere. Ho messo un mio disegno a fine. Non voglio commentare. Grazie.